Ogni cosa al suo posto è una colonnina per i rifiuti differenziati in città, un progetto che va verso la differenziazione sempre maggiore anche fatta da chi passa per la strada. Sì, certo, la nostra attenzione un po' all'innovazione ci ha fatto scovare questa iniziativa che è un po' prima in Italia, nel tentativo appunto di essere vicini ai cittadini, di fare in modo che possano facilmente differenziare. Più è facile differenziare e più pensiamo che i cittadini possano differenziare con facilità. Qui andiamo a prendere degli oggetti particolari, le pile, le cartucce, i farmaci spesso rimangono in tasca, sono in alcuni posti della casa mantenuti per trovare, ed è difficile trovare la collocazione. In una collaborazione comune CSP e SCS abbiamo individuato questa soluzione che appunto prevede la collocazione di 10 punti in città per rendere più facile la differenziazione di questi oggetti. Sottolineo che questa iniziativa a costo zero per l'amministrazione, per SCS, perché appunto i contenitori sono frutto di un investimento che realizza CSP e che viene ripagato con la pubblicità dei cartelloni che vengono messi in questi contenitori, che sono anche contenitori di arredo urbano. Ogni cosa al suo posto, ma come funzioneranno queste colonnine? Allora, queste colonnine funzioneranno in modo molto semplice. In queste colonnine si raccolgono tre tipi di rifiuti, che sono le pile portatili, sono le cartucce a inchiostro delle stampanti e sono i farmaci scaduti. Attualmente sia pile che farmaci sono raccolti presso le farmacie, presso i tabaccai, presso quegli esercizi che vendono questi prodotti. Con questo nuovo sistema ampliamo la possibilità di raccogliere questi rifiuti nella città di Ivrea in 10 punti che nel frattempo saranno allestiti, e riteniamo che questo sia un bel servizio, e quando riusciamo a coniugare un bell'oggetto con una raccolta efficace riteniamo che sia un servizio che diamo al cittadino ed è un servizio di qualità.